Crozza, Gentiloni, Renzi ha abusato di me, mi sono trasferito in Germania come Asia Argento. Mi aveva chiamato per un lavoro da premier. Poi si è presentato con una crema in una mano e il Rosatellum nell'altra, e riciccia l'intervista di Biagi a Montanelli in cui parla della moglie africana, aveva 12 anni, l'ho comprata dal padre. Era un bell'animalino, video integrali. Durante della quinta puntata di Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su 9, Paolo Gentiloni, interpretato da Maurizio Crozza, in collegamento da Berlino dove si è trasferito come Asia Argento, racconta le molestie subite da Matteo Renzi, tra cui il Rosatellum, mi aveva chiamato per un lavoro da premier, si chiacchierava e c'erano delle altre persone e a un certo punto gli altri sono spariti e lui mi ha detto, vado di là a mettermi comodo. Il caso Asia Argento sbarca da Crozza, anche Montanelli. Maurizio Crozza dedica al caso Asia Argento e Harvey Weinstein quasi tutta la prima parte dell'ultimo episodio di Fratelli di Crozza. Dopo aver proposto nuovamente la parodia di Vittorio Feltri, il comico di Genova, venerdì scorso su Canale 9, ha criticato il direttore di Libero per alcune dichiarazioni giudicate sessiste. Ma come, Feltri, lei è stato il successore di Indro Montanelli, dice Crozza. E qui viene il bello. Perché Crozza mostra un vecchio video in cui Montanelli conversava con Enzo Biagi e parlava dei suoi anni passati in Abissinia. A cavallo, con le tende, i miei uomini, Libero. Non rispondevo a nessuno, diceva Indro. E anche con una giovane moglie, suggerisce Biagi. Regolarmente sposata in quanto regolarmente comprata, risponde Montanelli. La moglie in questione era una bambina di 12 anni. Biagi muto, non una parola di protesta per i termini usati da Indro. Nemmeno quando Montanelli definisce la moglie un bel animalino. Eravamo nel 1982. Se Montanelli era un intellettuale, rivaluto i babbuini, conclude il comico genovese.